Africa, mi accogli con una tempesta tropicale nei cieli. Mi accogli dimostrandomi che vuoi essere rispettata. Ecco il mio oceano, così possente, così suadente. Mi ha chiamato col suo canto. Mi ha abbracciato di onde e risucchi di schiuma bianca. Mi ha cullato e dondolato. Mi ha fatto immergere e spingere in alto. E poi mi ha fatto asciugare al sole fra le palme, continuando a cantare. Battevano i tamburi nella notte di stelle, mentre i danzatori e le danzatrici ballavano nel giardino. Danzavano le storie dei villaggi della giungla, danzavano per ore. L'alba sull'oceano disegna strani colori con questo cielo di nuvole tropicali e poi se ne andranno e sarà luce accecante. Cantava la gente nella chiesa, quel capanno di mattoni e lamiere, inneggiando i loro alleluia e amen, ondeggiavano cantando, ogni voce distinta, dissonante, preghiere singole avvolte in un unico momento, e anche l'unico uomo bianco era lì, e poi i tamburi e le mani hanno cominciato a battere, ed è stata danza di corpi e voci. Ed ecco la notte africana, piena di stelle, dopo una giornata fra plasmodi e filari e larve migranti, esausti di caldo e di emozioni. Ecco la notte che tutto appiana, sorridenti mentre ebri della giornata danziamo i ritmi africani. Ecco la notte. Tra le tante cose che facciamo qui, le persone che vediamo, i malanni che curiamo, c'è sempre una qualche storia,
qualcuna rimane dentro, la riporti a casa, ti rimane dentro per sempre. Mia bella signora, con il tuo sorriso in mezzo alle rughe, sorridi mentre mi rivolgo a te con le mie poche parole infanti. Mi sorridi mentre ti conduco per mano verso il lettino, con questo tuo vestito di batiche che ti avvolge tutta. E anche se hai solo l'artrosi per le tue fatiche di una vita, io ti ausculto al cuore, ausculto il tuo battito africano e poi ti aiuto a scendere e ti do la medicina. Perché io sono venuto fin qua giù per curarti, mia signora, e mi hai lasciato sentire il tuo cuore. E mi hai sorriso con il tuo sorriso in mezzo alle rughe e mi hai chiesto di curarti. Stasera si è rotta la pompa dell'acqua. Mi sa di sì, in qualche modo faremo un po' di acqua di riserva nelle tane. Safo, il villaggio dei miei piccoli amici, della bella e timida Abigail che ora si è fatta grande, e mi avvolgono tutti quanti coi loro sorrisi. E luce, colori, odori, e alla fine prendo la mia scatola di caramelle e le distribuisco ai bambini girando per le vie, o broni Dr. Toffee, i dolcetti del dottore Bianco. E sono io, qui, io sono l'uomo che cura, io sono quello che io faccio, io stringo la mano, con un sorriso e chiedo la cosa più importante, come sta?
perché sono qui per questo, per avere addosso quei volti di sorrisi. Ero lì, sotto una tettoia di Eternit, il villaggio raggiunto per una delle solite piste devastate dal fango, la pioggia martellante, mamme e bambini in fila, in attesa, e cantavano e battevano le mani mentre disponevo sul tavolo il mio stetoscopio. Mamme vestite a festa per l'arrivo dei dottori e delle infermiere. Lì, seduti su panche, i bambini vocianti in attesa della pesata sulla bilancia appesa a un chiodo, ignari della puntura del vaccino che li attendeva. Serie infinita di visite, ore e ore che passavano senza tregua. Il generatore ronzava e poi la pioggia. Pioggia tropicale a picchiare ossessiva sui tetti di lamiera, senza un attimo di sosta. E ora il buio fondo nel nostro villaggio senza corrente. Oggi, poco fuori la strada principale, per una pista dissestata di pochi metri, fuori dal mondo. Li sentivi i camion passare per la strada, ma qui c'era tutt'altro. Una comunità di 40 persone in mezzo al grande spiazzo per il fuoco. Le latrine da una parte e i lavatoi dall'altra. La pompa per l'acqua, niente cavi elettrici. E tutti e 40 in coda dal dottore, con la sua assistente e l'infermiera. Il tavolo immontato, in mezzo a due sedie, il driver appende la bilancia per i bambini a un albero, il sacco delle medicine, l'ombra della palma, e tutti e 40 in coda a farsi visitare.
C'era quella bambina sdraiata sulla brandina della treatment room e mi guardava tacendo mentre le infilavo l'ago della flebo. Mi guardava con paura, perché i bambini neri hanno paura dell'uomo bianco. Intanto le davo una caramella e lei taceva. Arrivano il nipote e il nonno. Il nonno dice, non parla, e lo dice con un sorriso. E io chiedo, ma ci sente? E schiocco le dita. Il bambino di 8 anni continua a guardare il nonno. È così dalla nascita. Cosa devo fare? Fate qualcosa. Ed è uno degli ultimi di questo venerdì lunghissimo. E io non posso fare niente. E lui ha la mutua, che qui è volontaria. Se lo porta all'ospedale, lì c'è un mio amico infermiere, Prince. Gli insegneranno a sentire e a parlare. Il nonno, col suo sorriso, mi ringrazia. Ringrazia me, che non ho potuto fare niente. È venuto quel signore che mi aveva avvicinato ai bordi della strada ieri, mentre l'ambulanza non partiva, e mi aveva detto, curami. E io gli ho detto, vieni domani alla clinica. Come ti chiami, dottore? Dottor Alessandro, chiedi di me. E lui oggi è venuto e voleva proprio me. E io l'ho visitato tutto, lì su una sedia, e gli ho dato le medicine, e gli ho detto di tornare settimana prossima. E poi ci siamo abbracciati, anche se lui era tutto sporco. Più visitavi, più arrivavano. I miei occhi, pieni di luce, per nutrirmi di ogni cosa. Arrivano, e sono in tanti, con le loro facce uguali, e spesso te le dimentichi, fino al prossimo. Ma ce n'è sempre uno che ti rimane dentro, non te lo scrolli di dosso. Come il ragazzino dall'andatura incerta, colpa di un incidente di anni fa, mal curato. E triste è il suo volto di febbre e paura. Il dottore guarda il suo emocromo, e altri esami non li si può fare. Allora lo mette sul lettino a fatica. Il ragazzino sa che dovrà fare un'altra puntura e piange. Piange adagio, come per non disturbare. Lo sa che la sua malattia ha già disturbato tanti,
e il dottore lo visita e intanto gli parla del Milan e del Barcellona. E il ragazzino sorride. Il ragazzino. Ben è il suo nome. Mr. Quinn mi dice: guarda questa ragazza, lei non sente, guarda sua figlia, la bambina non cresce. E io dico: va bene. E lei si mette in fila in quello stanzone fra le altre donne e i bambini che giocano per terra. E uno dopo l'altro li visito, donne e bambini, e lei non si fa avanti, si fa superare. E allora la chiamo: tocca a te, e lei non sente. Le guardiamo le orecchie, piene di sporche infezioni, e lei non parla, lei capisce poco. Per lei non c'è un padre per la sua bambina. Le tiene lo sguardo basso. Lei avrà 16 anni. Le altre donne del villaggio le si fanno attorno. Tutti le parlano. Lei si fa sempre più piccola della sua bambina, denutrita perché lei non sa darle da mangiare, non sa cosa darle. E le donne parlano, parlano tutte. E io cerco il suo sguardo, voglio imprimermelo nella mente. Quello sguardo indifeso, quello sguardo di ignoranza, quello sguardo di povertà, quello sguardo di solitudine. E la sua bambina crescerà perché c'erano altre donne l'intorno che le hanno parlato. Insieme se ne sono tornate alle loro case nel villaggio di Asanforà. Prince, Victor, Onti Berthe, Onti Elizabeth, Joyce, Nancy, tutti voi che mi avete sorriso.
ultimo giorno di lavoro, la cerimonia del Kenti o questa sensazione che tutto termina, fino all'anno prossimo. Anana Frank, amico e guida, gli spiriti della giungla ti accompagnino nel tuo viaggio finale.